Salve a tutti dall'allevamento Villa Diamante di Sabina Romoli. Eccoci dopo circa 3 settimane dall'ultimo video e vi volevo così aggiornare e far vedere che cosa diciamo è nato. Nel frattempo hanno deposto praticamente tutte le coppie e alcune coppie l'ho dovute anche cambiare, ho dovuto cambiare la femmina. E comunque sta andando tutto bene, sono già nati i pulli a quasi tutte le coppie. Allora, cominciamo dalla coppia numero 1, nel senso la gabbia è la numero 6, però è la prima coppia che è andata a buon fine, ha fatto diverse uova, ne aveva fatte mi sembra 6 o 7. Comunque alla fine si sono schiuse 4 uova, ovviamente i pulli sono tutti bianchi perché i genitori sono 2 bianchi. Ecco, e adesso vi faccio vedere i 4 pulli che oggi hanno rispettivamente 9, 7 e 4 giorni. Eccoli qua. Sono cresciuti veramente velocemente, infatti secondo me la differenza fra i pulli, la crescita dei pulli in una stagione come è questa, siamo a primavera, siamo in pieno aprile, a differenza appunto di quelli che vengono allevati, che nascono tipo nel mese di ottobre, dicembre, gennaio, la differenza si vede nella velocità con cui crescono. Almeno nel mio tipo di allevamento con una finestra, una porta finestra e qualche neon, diciamo luce abbastanza naturale. E ecco, non so se si riesce a vedere bene quanto sono grossi. Come vedete anche la crescita delle remiganti è già a un buon punto, cosa che insomma poi in fondo 2 hanno 9 giorni, uno ne ha 7 e quell'altro ne ha 4 di giorni. Ecco, il più piccolino è questo, insomma è già un bel pullotto. E i genitori bisogna dire che non li hanno neanche nutriti subito con il pastone, gli ho dato qualche imbeccata io di polvere da imbecco, di pappetta, quindi i primi giorni diciamo sì, con un po' di pappetta data da me e comunque tutta a semi. I semi vengono diciamo, ci aggiungo diversa scagliola, quindi oltre al misto normale di esotico che già ho un po' di scagliola, io ne aggiungo altra. Passiamo alla coppia, quella dopo insomma a cui sono nati i pulli. Questa è una coppia nella gabbia numero 1, la coppia di toi, i 2 toi bruni. Ecco. Loro hanno fatto 5 o 6 uova, comunque praticamente sono nati tutti, ci sono 5 pulli. Ora vedremo quanto verranno grandi. Io per ora l'ho anellati con l'anellino appunto da diamante mandarino toy, il K. E il primo figlio diciamo non sono riuscita ad anellarlo perché già a 6-7 giorni l'anellino non entrava più. A 7 giorni mi sembra, sono arrivata un po' tardi. Ora ho anellato gli altri, a parte l'ultimo. E loro hanno, anche loro mi sembra ora 9, 7 e 5 giorni, mi sembra. Ora ve li faccio vedere. Eccoli qua. Ecco, questo qui davanti sulla sinistra è quello più piccolo di 6 giorni.
e gli altri hanno 9 giorni e 7. Ovviamente non è che si può vedere più di tanto, perché il nido è anche uno di quelli da canarino, chiuso su 3 lati, e sono lì tutti sul fondo. Vediamo, ecco, così c'è più luce. Ecco, questo è uno di quelli più grossi, di 9 giorni. Questo è anellato. Vedremo. Sono, hanno una bella forma, quindi poi vedremo quanto saranno grandi, però la forma mi piace molto, anche il becco ce l'hanno corto, la forma piuttosto rotondina. Vedremo, vedremo quando usciranno dal nido. Ecco, questa è la terza coppia, che è quella con il maschio bianco e la femmina grigia portatrice di bianco. Anche loro avevano fatto circa 6 uova, però poi se ne sono schiuse 4. Ecco, ora ve li faccio vedere. Questi sono i pulli. Allora, praticamente qui sono nati un pezzato, vediamo se si vede meglio. Allora, è un pezzato, come potete vedere, quello là dietro, che ha 4 giorni, e gli altri sono 3 bianchi, che hanno 3 giorni e 2 giorni. Quindi questi sono molto piccoli. Vediamo. Se riesco. Sono ancora molto piccoli. Eccolo qua, e quest'altri sono bianchi. Ecco. Ecco, questa è la quarta coppia, che ha i pugli, sono il bruno, il petto nero bruno portatore di Feo, e la Feo tramelanica petto nero. Qui è una di quelle femmine che ho cambiato. Sempre bene tenersi qualche femmina di ricambio. Questi sono due petto nero, quindi i figli sono tutti del petto nero. E anche questi mi hanno fatto diverse uova, per ora mi se ne sono escluse 3, ma credo rimarranno 3, che anche l'altro uovo, uno l'ho buttato via oggi, c'era il piccolino praticamente che doveva uscire ma è morto, e credo che abbia fatto la stessa fine anche l'altro uovo. Comunque ho avuto fortuna che sono nati tutti dei fraumelanici, che ovviamente c'era la possibilità che nascessero anche dei bruni. Ora ve li mostro. Eccoli qua. Come vedete, ovviamente sono molto piccoli, perché hanno 3 giorni, 2 giorni e 1 giorno. Quindi sono praticamente appena nati. E sono tutti dei Feo. Feo petto nero. Questa è la quinta coppia, loro hanno 7 uova,
hanno appena finito di deporle, scusate, e lui è un feo melanico petto nero e lei poi l'ho dovuta cambiare con una bruno petto nero. Peccato perché la femmina che avevo dato, feo melanica, era molto bella, ma non mi ha convinto con le uova. Quindi ora vi faccio vedere, ecco, lei. Ok, aspettiamo con impazienza la nascita, per ora ovviamente essendo 7 ne sono buone 4, le ultime 3 sono state riposte ora, quindi ancora non si può vedere, e poi vedremo quanto ne nascerà. Tutti e 7, insomma, uno spera sempre di no, perché altrimenti è difficile gestirli. Ok, e poi c'è l'ultima coppia di Toi che aveva deposto, e quelle uova minuscole che vi avevo fatto vedere erano anche nati, però poi sono morti. Tutti i 4-5 quanti erano, e 5 mi sembra, e ora aspetto di nuovo la deposizione, vediamo se andrà meglio. Io ho messo dell'aceto nell'acqua a grandi dosi per almeno 10 giorni mi sembra, 7-10 giorni. Di nuovo pulito, disinfettato tutto, pastone, verdure, vediamo un po' cosa mi combineranno. Ok, allora ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Alla prossima!